Con un Eurogol al 93esimo di Misin, complice anche la deviazione di un difensore, il Monte Giorgio si aggiudica i 3 punti nella gara di recupero con la Vastese e strappa il biglietto per il prossimo campionato di Serie D, il 4° consecutivo. Mentre gli aragonesi dovranno mantenere alta la concentrazione sino al termine del torneo per conquistare la permanenza nel massimo campionato dilettantistico italiano. La formazione abruzzese avrebbe meritato qualcosa in più e forse il pareggio alla fine sarebbe stato il risultato più giusto per quello che le due squadre avevano fatto vedere durante l'incontro. Presenza illustre al Tamburrini con l'ex Monte Giorgio Massimo Paci, oggi allenatore del Teramo, salutato da amici e tifosi. Gara che inizia con la Vastese subito ad impostare un buon ritmo, affidandosi alla velocità del Baby Mamona e all'esperienza di Franzese in avanti. Tra i locali Pampano dimostra subito di essere tra i più attivi. Brividi per Zizzania quando esce a vuoto. Qualche protesta locale sul finire di tempo quando un tiro di Lupoli viene in sostanza reso nullo dalla bandierina alzata mentre la palla si stampa sulla parte superiore della traversa. Al 41esimo di Rienzo ricaccia una punizione velenosissima di Trillini. Prima parte di gara che passa gli archivi sullo 0-0, nella ripresa sono ancora gli uomini di D'Addario ad imporre il ritmo, così come era avvenuto nelle battute iniziali dei primi 45 minuti. Il risultato potrebbe sbloccarsi all'11esimo, quando Mamona salta un paio di difensori e si presenta dinanzi a Zizzania, che compie un vero e proprio miracolo concedendo solo l'angolo. Col passare dei minuti la gara perde di intensità e vive soprattutto di fiammate dall'una e dall'altra sponda. Ma di grossi pericoli per Zizzania e di Rienzo non ci sono. I due allenatori decidono allora anche per una serie di cambi per dare respiro a chi aveva speso tanto. Mister Mengo cambia la linea d'attacco inserendo forze fresche. Si arriva quindi alle battute finali con i 4 minuti di recupero decisi dal direttore di gara. La rete che regalerà i 3 punti ai rossoblù nasce a dire il vero da una rimessa laterale per gli ospiti. La ripartenza dei locali è micidiale, perfetta l'apertura per Misin che vuole quel tiro a giro sporcato in maniera forse decisiva da Di Prisco. Una rete bella nell'esecuzione, la prima dell'esterno difensivo del Monte Giorgio, che sarà festeggiato a lungo dai compagni di squadra. Alla Vastese resta la buona prestazione, ma torna a casa a mani vuote.